Il mondo economico locale guarda avanti, inaugura una nuova sede a Mondovì, Confartigianato, quindi si pone come interlocutore per le aziende per far sì che insieme si possa superare un momento difficile. Beh, con coraggio verso il futuro, credo che sia lo slogan anche qui oggi a Mondovì, in questa splendida sede di Confartigianato. Prevale di un momento non facile che vive la nostra società economica, ma le associazioni di rappresentanza ancora una volta dimostrano di essere il collante di questa nostra società economica, di queste tante imprese, in questo caso del Monregalese, che hanno voglia di continuare a vivere una grande vita da protagonisti. Quindi credo che oggi sia una giornata non soltanto di festa per coloro che hanno ricevuto tanti anni un premio per la fedeltà alla loro associazione, ma anche per perché qui si guarda avanti, si guarda al futuro, un futuro del quale devono credere le imprese italiane, ma in modo particolare le imprese di questa laboriosa terra cuneese. Aspettavamo da tanto tempo questo momento, lo abbiamo sognato, agognato, pensato in mille maniere, finalmente siamo riusciti a dare a Mondovì e per Mondovì una sede per gli artigiani veramente consona, con dei parcheggi propri, con degli uffici che non si accavallano uno sull'altro ed è il risultato di una corale, di una grande squadra che ha fortemente voluto questo in comunione di intenti con la nostra associazione provinciale, la quale ha compreso le esigenze di questo mondo artigianale monregalese che oltre ai numeri esprime una voglia di fare e di comunicare anche all'esterno una fattività che ci è stata riconosciuta da tutti, dalle istituzioni con le quali abbiamo un grande, un grande dialogo che ha portato anche a grossi risultati dal punto di vista sindacale. 400 metri quadri di sede, nuovi uffici molto funzionali e soprattutto una sala riunioni dedicata a un personaggio che ricordate con grande affetto. Sì, questa sala riunioni splendida, che di questo colore è vivo, come era vivo il mio vicepresidente Biagio Danna, veramente un amico, sempre pronto a dare dei consigli, seduto in ultima fila, mai con la voglia di emergere, ma sempre pronto ad aiutarmi. Credo che lo abbia fatto anche oggi, seduto non so dove nella sala, ma credo nelle ultime file. Un'economia sana quella di Mondovì, un'economia che guarda avanti anche in un momento di crisi con l'inaugurazione oggi della sede nuova di Confartigianato. Beh, questo è sicuramente una grandissima risorsa anche per il comprensorio monregalese ed è grazie proprio alla vivacità, alla dinamicità, alla voglia di fare degli artigiani che oggi possiamo inaugurare una sede che sarà prima di tutto a servizio dei cittadini ma dei lavoratori, di quelle persone davvero che con grande passione, con grande impegno, con la propensione al lavoro tipica dei cuneesi garantisce al nostro territorio un'economia sana, un benessere, una qualità della vita. Grazie proprio anche e soprattutto a Confartigianato, quindi da parte mia un ringraziamento riconoscente nei confronti di questa iniziativa che simboleggia ed è un po' la testimonianza, l'identità di un mondo che per la nostra comunità vuol dire tanto. Confartigianato guarda avanti nonostante il momento difficile con l'inaugurazione di una nuova sede a Mondovì, ma anche con una ristrutturazione dell'associazione che vuole sempre essere più a fianco delle imprese. Sì, la nuova sede di Mondovì rappresenta quello che Confartigianato Cuneo è sul livello provinciale, un'associazione dinamica, un'associazione che vuole essere a fianco degli artigiani e che anche con le nuove sedi vuole dimostrare che stiamo investendo su quelle che sono le nostre realtà, ne abbiamo le possibilità e attraverso questa sede vogliamo lanciare anche un messaggio di positività al territorio affinché gli artigiani sappiano che c'è un'associazione Confartigianato al loro fianco che permette a loro di poter essere più preparati, di poter avere delle risposte quando ci sono delle domande da dover avere dei risultati immediati e quindi Confartigianato vuole essere al fianco degli imprenditori e attraverso le nuove sedi vuole rappresentarlo sul territorio. Lavorare insieme, maggiore coesione sul territorio che si traghetta poi anche a livello nazionale per Confartigianato.
Sicuramente Confartigianato Cuneo è la seconda associazione sul sistema nazionale, un'associazione dinamica, un'associazione che presta molti dirigenti sul sistema nazionale, un'associazione che dà dei valori e che vuole attraverso i propri dirigenti far sì che questi valori si affermino anche sul sistema nazionale. È un momento difficile, è un momento in cui tutto il sistema dell'imprenditoria deve battersi attraverso questa crisi, noi siamo convinti di poterlo superare, soprattutto anche alle volte ricordando quello che è il modello Cuneo, un modello che vede degli imprenditori che tutte le mattine tentano di portare avanti il loro lavoro e vorrebbero uno Stato meno oppressivo, uno Stato più liberista che permetta loro di poter lavorare in un modo diverso, soprattutto non opprimendoli e permettendo loro di fare risultati in maniera diversa. L'inaugurazione della nuova sede di Mondovieri entra in un sistema di riorganizzazione e anche strutturale di Confartigianato. Sì. L'Italia va avanti, gli artigiani sono il cuore, il motore dell'Italia che va avanti e ci muoviamo con la solita concretezza e per risultati progressivi. Questo è un tassello importante che permette di avere una sede più efficiente, con dei servizi migliori a costo minore e con una componente di accessibilità anche molto migliore rispetto a quella che avevamo prima. Quindi spazi migliori internamente, parcheggi esterni, la rete telematica, l'efficienza energetica, la sicurezza per chi ci lavora e per chi viene a trovarci. Tutte le sedi stanno un po' evolvendo e stiamo cercando di metterle in rete, quindi noi avremo sempre di più un'organizzazione efficiente. Facciamo un po' quello che a volte si chiede alla pubblica amministrazione, di essere avanti nell'efficienza. Noi facciamo questo, cerchiamo di essere avanti nell'efficienza e nel servizio investendo in maniera concreta su questi temi. Inaugurazione della nuova sede di Mondovì che va a sommarsi ad altre attività che sta portando avanti Confartigianato Cuneo, proprio in un'ottica di rilanciare in un momento di difficoltà per essere più vicino alle imprese. Sì, questa nuova sede di Mondovì testimonia la voglia di mettersi in gioco di Confartigianato Cuneo e di approfittare di un momento di crisi come questa per rilanciare il ruolo importante dell'artigianato su questa provincia. Oggi simbolicamente inauguriamo la Casa degli Artigiani di Mondovì, che è il luogo dove gli artigiani si confrontano sulle tematiche sindacali, ma anche luogo dove Confartigianato fa da supporto alle aziende e li accompagna a quella che è l'attività quotidiana di tutti i giorni. La sfida che noi vogliamo mettere in atto è di dare efficienza, dare professionalità e nel fare sindacato e nel dare servizi, perché quello di cui hanno bisogno oggi le nostre aziende è di un'associazione che li sappia seguire sempre, costantemente, col massimo dell'impegno e la massima della disponibilità. Noi ci proviamo. Mondo Artigiano in collaborazione con UBI, Banca Regionale Europea.